Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Siamo al 23 Saltamartini. Allora, il Ministro ci comunica che il parere sul Saltamartini è diverso dal contrario perché viene accolto invece. E quindi credo che non vi siano obiezioni da parte dell'onorevole Saltamartini né dei colleghi. Sul 24 Guidesi invece il parere rimane contrario. Quindi lo poniamo in votazione e la votazione è aperta. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Ordine del giorno numero 25, Pesco. Contrario il parere del Governo. Onorevole Pesco, prego. No, Presidente, mi sembra molto strano che sia stato dato un parere contrario all'emendamento, perché si chiedeva solo di fare in modo che vengano fatti degli atti normativi finalizzati a creare dei valori di riferimento utili a fare in modo che le case, gli immobili messi all'asta abbiano comunque un certo riferimento al valore di mercato. Ora, con il provvedimento che avete approvato, effettivamente questo riferimento manca, nel senso che qualsiasi immobile potrà essere venduto, se le due aste andranno deserte, a qualsiasi prezzo. Secondo noi sarebbe utile per il futuro trovare degli strumenti adatti per fare in modo che nelle vendite giudiziarie appunto ci sia in qualche modo un riferimento al valore di mercato. Sarebbe opportuno, secondo noi, mantenerlo. Purtroppo sembra che non sia così. Dichiaro aperta la votazione. D'Ambrosio, Ricciatti. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 26 Baruffi è colto, 27 Bazoli è accolto. Interrompiamo a questo punto l'esame del provvedimento.